questione della trattativa Stato-mafia, perché per me è davvero un tema che sto seguendo da ben prima di entrare in Parlamento, e appunto rientra in quel discorso di cupola mafiosa e finanziaria che purtroppo si avverte, si sente in questo paese. Però permettetemi appunto di dire una cosa. Un Presidente della Repubblica che, come vi ho detto, infila il naso nel potere giudiziario e solleva un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale per far distruggere le sue telefonate e per far cercare di apparire le telefonate del suo consigliere giuridico D'Ambrosio con un imputato per falsa testimonianza nel processo della trattativa Stato-mafia, cioè Nicola Mancino, che era il ministro dell'interno di questo paese. Nicola Mancino era colui che il 1° luglio del 92 aveva ha incontrato Paolo Borsellino e se ne è ricordato 20 anni dopo, ha taciuto, ha mentito. Nell'agendina di Paolo Borsellino c'era scritto incontro con Mancino. Nicola Mancino questa cosa non l'ha mai detta, e se ne è ricordato 20 anni dopo, salvo poi dire no, ma come giustificazione, no, ma io non sapevo che faccia avesse Paolo Borsellino. 18 giorni prima che Paolo Borsellino saltasse in aria insieme a tutta la scorta si è incontrato con il ministro dell'interno e probabilmente si era messa contro a tutta quella operazione di trattativa, perché non è una cosiddetta trattativa, le trattative sono più di una e ci sono stati in questo paese negli anni delle stragi, e guardate bene che cosa è successo nei 20 anni successivi, guardate bene come appunto hanno smantellato la giustizia di questo paese. Sono cose che si possono raccontare, che si possono dire queste, c'è un processo in corso che sta cercando di accertare la verità, ma noi dobbiamo aver chiaro chi sono i protagonisti di tutta questa vicenda e dobbiamo pretenderla la verità. Per questo io sono convinta che Giorgio Napolitano non debba avere quel ruolo, non debba essere considerato un bravo presidente, onesto e imparziale. Tornando alle carceri, cosa fa il Movimento 5 Stelle dopo appunto questi messaggi alle Camere dopo l'indulto amnistia? Il Movimento 5 Stelle dice subito, ma andiamo a guardare il passato, l'indulto, l'amnistia l'hanno già fatto, li hanno già fatti, sono anni che in questo paese si va avanti con indulti e amnistie, l'ultima è stato quello del 2006 e non l'ha fatto Silvio Berlusconi, no signori, l'ha fatto il governo Prodi con Clemente Mastella, ministro della giustizia. Dopo mezzo anno c'erano di nuovo tutte le carceri piene. Gli indulti e le amnistie non servono in questo paese, perché tanto se tu non riesci a riformare davvero la giustizia, a depenalizzare, ad incidere sui problemi connessi alle carceri, la situazione ritorna identica a prima. E allora che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo cominciato ovviamente subito a studiare, a confrontarci tra di noi, abbiamo messo insieme le nostre idee e abbiamo preso prima di tutto un piano carceri che, guardate, non l'abbiamo pensato così di punto in bianco, ce lo siamo inventato, ci è arrivato, molti suggerimenti ci sono arrivati direttamente da persone che lavorano dentro il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Questo piano carceri che abbiamo scritto studiando i dati, andando a vedere passo per passo che cosa era stato fatto in questi anni, prevede che le nostre carceri vengano riqualificate, vengano rimodellate, che gli spazi vengano gestiti meglio. È un po' il discorso che facciamo sempre per la riqualificazione degli edifici. Non c'è bisogno di costruire cose nuove, non c'è bisogno di cementificare ancora, non c'è bisogno di fare chissà quali costruzioni, c'è bisogno di usare meglio quello che già abbiamo. E guardate bene che qui in Lombardia abbiamo l'esempio del carcere di Bollate, che funziona benissimo. Noi abbiamo preso gli esempi virtuosi e abbiamo cercato, studiando tutta la situazione nazionale, di costruire un piano carceri vero. Sapete cosa è successo dal piano carceri, dal primo piano carceri del 2010, fatto dal Ministero dell'Interno? Hanno stanziato anzi 675 milioni di euro per risolvere il problema delle carceri dal 2010, e ancora non sono riusciti a ricavare un solo posto utile all'interno delle carceri. Con il nostro piano ci sarebbe stato e ci sarebbe un risparmio
di più di 300 milioni di euro. Noi questo piano carceri lo abbiamo preso, oltre ovviamente alle questioni sulle carceri ci abbiamo aggiunto anche le proposte dal punto di vista legislativo, cioè depenalizzare, cioè una legge, andare ad incidere sulla Fini Giovanardi, sulla depenalizzazione delle droghe leggere, perché non possiamo punire droghe leggere, droghe pesanti con le stesse pene, non possiamo punire i piccoli spacciatori come i grandi narcotrafficanti, è impossibile fare un ragionamento del genere. E abbiamo quindi aggiunto anche delle proposte legislative, l'abbiamo preso e quest'estate, mentre avevamo l'ex ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri che era diventata il call center della famiglia Ligresti, il Movimento 5 Stelle invece era al Quirinale davanti a Giorgio Napolitano a portargli il piano carcere, a dirgli: guarda Giorgio, guarda Presidente, sono qui le soluzioni, noi veniamo a portarle a te, veniamo a portarle al Ministero della Giustizia e le presentiamo in Parlamento, guardatele, contestatele, parliamone, confrontiamoci. La risposta qual è stata? Non solo no, la risposta è stata che abbiamo avuto due decreti, anzi ormai siamo arrivati a quattro se contiamo anche quelli del governo Monti precedente, quattro decreti carceri che addirittura hanno previsto la liberazione anticipata speciale, l'hanno chiamata, applicata a tutti i detenuti. L'indulto mascherato, la risposta di questo Stato davanti alle nostre proposte davanti a questo piano carceri è stato proporre l'indulto mascherato. L'ultimo decreto fatto dal ministro Cancellieri prevedeva appunto l'applicazione di questo mega sconto di pena, 75 giorni invece dei 45 già previsti, 75 giorni di sconto di pena applicato indistintamente a tutti i detenuti, mafiosi, stupratori, assassini, tutti. Quando l'ha fatto il 23 di dicembre. Ci sono i tribunali di sorveglianza firmare autorizzazioni, perché ovviamente per i detenuti è stato un mega regalo. E davanti alla nostra denuncia, appena tornati dalle vacanze di Natale, quando gli abbiamo detto: ma scusate, vi abbiamo portato, abbiamo cercato di proporvi delle soluzioni, ce l'abbiamo qui, smettiamola, smettila governo di fare decreti, legge che non servono a nulla. Non servono a nulla, anzi servono solo ad avvantaggiare i soliti noti e producono danni. Discutiamo di questo. La risposta qual è stata? Ma come siete mai? Ma voi siete allarmisti. Io mi ricorderò per sempre la Presidente della Commissione Giustizia alla Camera, Donatella Ferranti. Voi siete degli allarmisti. Non è vero che usciranno mafiosi, non è vero che usciranno tutti. No, ma questo decreto non produce alcun danno. No, ma questo decreto serve per risanare il problema del sovraffollamento carceri. Vedrete che benefici ci saranno. E poi invece cosa succede? Succede che arriva Tamburino, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in audizione da noi, e gli chiediamo: ma scusate, ma ci dite quante persone usciranno grazie a questo decreto? Ma ci dite chi e per quali reati uscirà grazie a questo decreto? Risposta del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria: non lo sappiamo, noi siamo a marzo, stiamo ancora aspettando di capire quali sono stati gli effetti del decreto carceri, quelli veri, non quelli finti, e non abbiamo ancora avuto una risposta. E questi sarebbero i tecnici? Questi sarebbero i professionisti? Signori, quando vi diciamo che noi dopo un anno di Parlamento ci crediamo e sappiamo che saremo e vogliamo essere in grado di governarlo questo paese, perché davanti a queste schifezze, davanti ad un decreto che ha liberato mafiosi, non lo diciamo solo noi abbiamo lanciato l'allarme, ma poi l'ha ripreso il procuratore nazionale antimafia, l'ha ripreso Roberto Scarpinato, l'ha ripreso il presidente della Corte d'Appello di Napoli, l'hanno ripreso tantissimi magistrati, il nostro allarme, il nostro allarmismo, dicendo esattamente le stesse cose che dicevamo noi. A quel punto il governo e la maggioranza si accorge di aver fatto un'emerita porcata e fa un emendamento e dice:
escludiamo nella conversione in legge, perché un decreto deve essere convertito in legge, escludiamo i reati del 4 bis dell'ordinamento penitenziario, quindi tutti i reati più gravi, dall'applicazione di questo sconto di pena. Ma ve l'avevamo detto un mese prima! Però se lo dice il Movimento 5 Stelle siamo allarmisti, stupratori, assassini, fascisti e demolitori della democrazia. Quando invece lo dicono appunto le persone autorevoli, gli operatori del settore che le sanno queste cose, con cui noi ci confrontiamo ogni giorno, allora si accorgono di aver fatto una porcata. Per carità, io sono contenta, certo, sono contenta che certe volte cercano e riescono a mettere delle pezze dove vanno messe. Ma rendetevi conto che avete di fronte questa gente, nemmeno Berlusconi, ma nemmeno Andreotti si era mai riuscito a scrivere un decreto che liberasse mafiosi di punto in bianco così, che desse uno sconto di pena applicabile a tutti. Non ce n'erano riusciti nemmeno loro, l'ha fatto questo il governo Letta, l'ha fatto Anna Maria Cancellieri, ma chi diavolo li scrive questi decreti? Allora, davanti a tutte queste nefandezze, e vi ho raccontato davvero l'ultima, perché questa per noi è stata la più eclatante, ma ce ne sarebbe da parlare anche su tutto il resto dei decreti legge che ci sono arrivati in questo anno in Commissione Giustizia. Davanti a queste nefandezze noi diamo un'altra risposta, una ulteriore a quello che vi raccontava Luigi prima. Un altro dei nostri paletti, dei paletti che ci siamo contenuti, è quello di essere liberi ma anche puliti e senza procedimenti penali, senza condanne. Una cosa incredibile in questo paese. Se tu sei pulito, se tu sei senza condanne, se tu non hai collusioni di alcun tipo, se tu sei libero da interessi, non devi avvantaggiare nessuno, a certe porcate non ci pensi nemmeno, perché l'unico obiettivo che hai è di rimettere a posto la giustizia di questo paese, di punire chi va punito e di prendergli quei pesci grossi, di non aver paura di parlare di terzo livello, dei collegamenti tra mafia e politica, di non aver paura di far approvare una legge come lo scambio elettorale politico mafioso, e questa è diventata legge, con delle pene da 7 a 12 anni per il politico che si presta all'accordo elettorale con il mafioso, che prende voti dal mafioso di turno, non solo per denaro ma per qualsiasi altra utilità. Questa modifica dell'articolo 416 ter, la magistratura italiana l'aspettava da 20 anni, da 20 anni. L'abbiamo fatta noi. Ci siamo messi insieme, alla Camera era stato approvato un testo pessimo, è arrivato al Senato, i nostri senatori si sono impuntati e nonostante tutte le resistenze del PDL, io lo chiamo ancora PDL perché Forza Italia e Nuovo Centrodestra non c'entrano nulla, qui siamo ancora in pieno con due partiti che sono ancora la stessa cosa, si sono messi contro a Nitto Palma, il Presidente della Commissione di Giustizia al Senato, e sono riusciti appunto a far approvare la modifica di questo articolo, rendendo lo scambio elettorale politico mafioso un reato molto più severo. Nella formulazione che c'è adesso, questo reato servirà davvero ai magistrati per colpire il politico colluso con la mafia. E questa è stata un'altra grandissima vittoria ottenuta soltanto grazie al nostro intervento, a quello dei nostri senatori, che appunto nonostante tutte le resistenze si sono messi lì e hanno tenuto duro in commissione, hanno tenuto duro in aula, non hanno ceduto di un millimetro, hanno cambiato questo testo in meglio e ce l'hanno ripresentato e riportato a noi alla Camera. Adesso siamo alla terza lettura, entro fine marzo lo scambio elettorale politico mafioso, così come riformulato, diventerà legge di questo Stato, e questo è solo l'inizio, è solo l'inizio. Perché, come vi ho detto, quando si è puliti, quando si è senza procedimenti penali in corso, quando si è senza condanne, quando non si hanno interessi di alcun tipo, le mafie, la criminalità organizzata, i poteri forti, li possiamo e li vogliamo sconfiggere davvero.
Grazie Giulia. Abbiamo tempo per l'ultima domanda a questo punto. Ma prima della domanda vorrei ricordare a tutti i cittadini novatesi che uscendo possono firmare, anzi, vi chiediamo di firmare per la lista elettorale del Movimento 5 Stelle per Novate Milanese. Quindi c'è un banchetto lì fuori, uscendo vi ringraziamo. Se sono corte due, vediamo, insomma, poi dipende da loro, più che da me, insomma. Allora, velocemente, intanto vi ringrazio perché è bello essere fieri delle persone alle quali è stato dato il proprio voto, quindi grazie. Siamo fieri di voi veramente. Poi vorrei che si ponesse l'accento sul problema del precariato, perché in questo paese è una piaga sociale gravissima, perché siamo milioni, 3-4 milioni se non di più di persone che non hanno futuro, che vanno avanti giorno dopo giorno senza sapere cosa capiterà, contratti a progetto, contratti a chiamate, contratti da 2 settimane, 3 settimane, 1 mese. Quindi uno dei punti del programma del Movimento 5 Stelle è l'abolizione della legge Biagi, e secondo me quei contratti vanno aboliti, perché se non verranno aboliti saranno solo abusati, ok? Perché sarà sempre più conveniente tenere un lavoratore in quelle condizioni che non assumerlo, quindi vanno aboliti, perché se no non se ne uscirà mai. Adesso c'è il problema di 300.000 esodati, tra 20, 30, 40 anni saremo 4 milioni, 5 milioni di gente che non avrà la pensione e non avrà un minimo di sostentamento. Quindi ecco, io vorrei, appunto, tenendo conto che uno dei punti del programma è quello, vorrei che si parlasse proprio di più anche dei precari, perché è un mondo di invisibili, come si suol dire, visto che il teleimbonitore Renzi, parlando del suo contratto unico, aveva detto sì, togliamo il precariato col contratto unico, l'unica cosa che ha fatto per il momento è aumentarlo, perché se verrà fatta quella cosa sui 3 anni, ok, contratti a tempo determinato 3 anni senza causali e senza pausa, sarà comunque un aumento del precariato. Quindi lui intanto questa cosa qui la sta facendo, ti dà l'elemosina di 80 euro forse e poi te lo mette in quel posto, ok, a gente che già sta male. Quindi questa è una cosa su cui porre l'accento. Poi vorrei, visto che c'è De Rosa della Commissione Ambiente, allora ci hanno detto proprio questa settimana, questione Terra dei Fuochi, che solo il 2% dei terreni agricoli sono veramente inquinati e tossici e non si può raccogliere. Io non ci credo, quindi lo chiedo a te che ci sei dentro, se magari mi sai dare una risposta più... Volevo chiedere a Giulia Sarti, visto che è l'unica donna presente dei deputati qua, come sono arrivati a livello parlamentare, anzi mi pare solo alla Camera dei Deputati, a votare contro le preferenze di genere femminile. Ma non è una polemica, voglio soltanto sapere come siete arrivati, anche perché immagino che voi donne vi siete consultate tra di voi, poi senza polemica. Grazie. No, io stasera sono venuto apposta per ascoltare un attimino i discorsi che fa 5 Stelle, e devo dire che ascolto anche in televisione, non ho mai sentito parlare però del tema dell'immigrazione. Per esempio, questo è un tema molto pregnante per quanto riguarda l'Italia. Qui arrivano migliaia, centinaia di migliaia di persone al giorno e nessuno fa niente. Quindi vi prego, prendete qualche provvedimento anche voi o qualche decisione, perché dovete prendere una posizione per questo problema, perché ci sono 4 milioni di clandestini in Italia che non sanno cosa fare, l'Italia gli dà 35 euro al giorno, mentre 1200 euro al mese, e i pensionati muoiono per 600 euro al mese. Ecco, questa è una cosa che bisogna veramente portare avanti, non dimenticarsi. Abbiamo recuperato il microfono.
genere, in due parole, perché abbiamo votato no? Perché non ci siamo prestati a questo immenso e fondamentale dibattito avvenuto in Parlamento, questo scambio di opinioni tra i vari partiti? Motivo molto semplice. Uno, noi non abbiamo bisogno delle preferenze di genere, perché se un movimento, se un partito, come il discorso dei soldi, vuole davvero farle le cose, vuole davvero favorire la partecipazione sia femminile che maschile, vuole davvero mettere sia donne che uomini in politica, non c'è bisogno di una legge per obbligarlo a farlo. E noi lo abbiamo dimostrato, noi ne siamo la diretta dimostrazione. Quante donne ci sono del Movimento 5 Stelle in Parlamento? La stragrande maggioranza di noi erano capolista quando ci sono state le parlamentarie per le elezioni politiche. Siamo tantissime. E l'altro motivo è questo: noi siamo abituati a guardare alle cause, non alle conseguenze. Il problema della partecipazione femminile nei posti di rilievo, fino appunto alle dirigenze o alla partecipazione come deputate o senatrici nel Parlamento italiano, non è che manca perché manca la legge che impone ai partiti di fare una certa cosa, manca perché purtroppo siamo di fronte a uno Stato che, invece di incentivare tutte quelle politiche per rendere una donna in grado di essere madre, moglie e lavoratrice allo stesso tempo, ha demolito il welfare di questo paese. E allora noi ci siamo posti davanti alle preferenze di genere semplicemente con questo punto: cari colleghi, per favore, non prendiamoci in giro. Prima di pensare alle quote e di mettere appunto la cifra del 40, del 50, del 60, di quello che volete, cominciamo davvero a riformarle le politiche sociali che abbiamo qui. Cominciamo davvero a pensare a che cosa serve appunto a una donna che è madre e che deve mandare i figli all'asilo, i figli a scuola. Cominciamo dalle cose che servono. Non fermiamoci a questo concetto che ci vogliono imporre nella mente delle percentuali, perché allora tra 4 anni ci ritroveremo qui a parlare di quote gay, di quote trans, di quote giovani, di quote anziani, di quote disoccupati, di quote pensionati. Non è così che si risolvono i problemi. Questo abbiamo detto in Parlamento ed è questo il nostro pensiero. Immigrazione. Noi ne parliamo di immigrazione tra di noi, e ha ragione quando dice che è un tema molto importante, che dovrebbe essere valutato meglio. Vogliamo aprire sull'immigrazione, abbiamo già aperto un dibattito anche in rete. Noi ci siamo posti davanti all'immigrazione con un concetto, anche qui, senza alcun pregiudizio. Ci hanno abituato in tutti questi anni ai due estremismi, no? O sei il comunista sinistroide, quindi integrazione, accoglienza, volemose bene, o il leghismo dall'altra parte, molto spesso che sfocia nel razzismo e quindi a quella sorta di neanche odio, perché non è parlare di odio, ma quel concetto che ti dice: santo cielo, ma se io sono qui e lavoro come un matto dalla mattina alla sera e prendo poco meno o poco più di 1.000 euro, ma perché mi devo vedere immigrati in questo paese che prendono più di me? Allora ha ragione la Lega, dobbiamo mandarli via, respingiamoli alle frontiere, facciamo il reato di clandestinità e risolviamo così il problema dell'immigrazione. Io vi chiedo di scollarvi un attimo, so che è difficile, ma scollatevi un attimo da questi due concetti estremi. Noi stiamo cercando di fare questo, sentire
tutte le parti e tutti i problemi da una parte e dall'altra, e chiedere soprattutto la partecipazione attraverso gli iscritti al nostro portale. Quindi si iscrive al portale movimento5stelle.it e verrà molto probabilmente interrogato su tanti quesiti riguardanti l'immigrazione. Io vi dico quello che ho fatto in Commissione Giustizia. Da una parte abbiamo fatto approvare un ordine del giorno che dice: per i condannati in via definitiva, immigrati, e quindi sono per i condannati in via definitiva stranieri, ma gli facciamo scontare la pena almeno gli ultimi 2 anni nel loro paese di origine invece di farli riempire le nostre carceri qui? Perché se uno straniero delinque in Italia conviene di più, gli conviene di più? Ma rimandiamolo nel suo paese, vediamo se sconta la pena come la sconta da noi. E questo è stato un primo concetto. Dall'altra parte però abbiamo anche detto: ma signori, questo reato di clandestinità, renderlo penale come ha fatto il governo Berlusconi con la Lega che spingeva nel 2009, cosa ha prodotto? Benefici o svantaggi? Il beneficio che ha prodotto è quello di cui parlava lei. Io penso che molte persone anche in questa regione siano state contente, perché appunto ci ha portato all'estremismo, a pensarla appunto in maniera estrema, come vi dicevo prima, cioè clandestino, immigrato, cattivo, puniamolo, mettiamolo in galera, sbattiamolo in galera. Non è così, o respingimenti appunto, o rimettiamolo nel suo paese di origine. La verità è che il reato di clandestinità invece, come vi potranno testimoniare tutti gli operatori del settore, ha soltanto prodotto un ingolfamento della giustizia italiana. E allora, se da una parte, come vi dicevo prima, c'è questo ordine del giorno che dice ai detenuti in via definitiva gli facciamo scontare la pena nel paese di origine, abbiamo anche però fatto quell'emendamento che ha destato tanto clamore per depenalizzarlo il reato di clandestinità, non abolirlo, depenalizzarlo. Questo significa che non è più un reato penale, quindi non va più ad ingolfare i tribunali della giustizia italiani, ma ritorna ad essere un illecito amministrativo. Questo è successo. Quindi l'approccio sul tema dell'immigrazione, io ho toccato solo questi 2 aspetti, ma appunto, come ho detto, ce ne sarebbe da parlare, deve essere preso però senza pregiudizi e senza rientrare in quei 2 estremismi di cui vi parlavo prima. Solo così si riesce a risolvere, a cercare le soluzioni vere per risolvere i problemi, non partendo da quello che ci hanno propinato per tutti questi anni. Non bisogna essere estremi, bisogna prendere un problema, sviscerarlo e senza idee di destra o sinistra andarlo a guardare e cercare appunto, come vi ho detto, tutte le soluzioni per risolverlo. Questo sarà il nostro approccio, ma sarà questo il nostro approccio con il vostro aiuto, perché anche qui chiederemo sempre la vostra partecipazione. Allora, sono contento che mi ha chiesto sul decreto Terra dei Fuochi, perché è un decreto che abbiamo fatto sostanzialmente noi del Movimento 5 Stelle. Hanno proposto un decreto che era vuoto, non si chiedeva assolutamente niente se non raccogliere dei dati che già c'erano e cercare di fare una mappatura sommaria, ma non per bonificare, per sapere appunto dove ci sono i problemi e dove non ci sono. Poi bonificare se ne parlerà sempre tra 100 anni probabilmente, e i fondi non ci sono, le aziende che dovrebbero farlo non l'hanno mai fatto negli anni passati, si sono pappati i soldi ma non hanno fatto nessun lavoro, ma nessuno ne risponde, e questo però è tutto un altro discorso. Noi siamo riusciti a inserire all'interno di un decreto del genere, siamo riusciti a inserire la mappatura delle acque di falda. Abbiamo chiesto: ma scusate, non fate un campionamento delle acque di falda per vedere se effettivamente poi queste acque inquinate le utilizzate su un terreno che è ancora buono, abbiamo combinato un bel disastro? No, non era contemplato, l'abbiamo inserito noi, se siamo dei grandi geni probabilmente. Poi abbiamo chiesto di mappare e fare dei carotaggi anche sotto le case che erano state costruite negli ultimi 20 anni, perché lì hanno messo i bidoni, dopo sono andati a costruire alcune zone che prima erano agricole, non erano contemplate, quindi se tu andavi a controllare nel campo potevi scoprire che c'era il bidone e il fusto radioattivo, ma chi era in una casa relativamente nuova poteva avere sotto casa il bidone, ammalarsi e non gliene fregava niente a nessuno. Quello ci avremmo pensato più avanti. Sulla cifra, io non mi fido della cifra, ma non tanto della cifra, non mi fido della mappatura che hanno fatto,
perché dalle voci, dalle notizie che ci giungono, hanno fatto un lavoro delle persone che non sanno di cosa stavano trattando. È stato dato il lavoro di raccolta dati, mappatura a una società partecipata del Ministero dell'Agricoltura, che pochi mesi prima avevano proposto sotto il governo Monti di chiudere perché era inutile, era uno stipendificio, e adesso invece gli veniva dato il compito di raccogliere tutti i dati. Quelli che si sono trovati al tavolo di lavoro, che erano i tecnici, che dovevano prendere le mappe e organizzare tutti i dati, perché i dati ce li abbiamo, le mappature ce le abbiamo, non dobbiamo spendere altri soldi, non erano in grado di metterli insieme, hanno fatto un sottotavolo di lavoro per cercare degli esperti veramente tecnici che sapessero farlo, quindi il tavolo di lavoro già non sapeva lavorare. Questo tavolo di lavoro dovrebbe aver svolto il lavoro che non è stato svolto in anni, in pochi giorni, quindi in 60-90 giorni, e tirare fuori le conclusioni. Alla fine cosa è venuto fuori? Che probabilmente l'azienda da una parte ha detto: senti ragazzi, vedi, non toccare i miei terreni, l'altra ha detto dall'altra parte, e si è dato il minimo indispensabile per cercare di dare tranquillità. Allora è importante dare tranquillità, perché dobbiamo sapere i prodotti se sono buoni o no e cosa mangiamo sulle nostre tavole. È importante anche mandare avanti le aziende sane del territorio, perché ci sono aziende sane e assolutamente non è tutto il territorio da bonificare, però dobbiamo avere la certezza che lo Stato agisca con cognizione di causa. Invece non ce l'abbiamo in questo caso, quindi di questa cifra non ci fidiamo. Di questa cifra vogliamo tutti i dati e andremo a fondo, e nelle prossime settimane probabilmente verrà fuori anche qualcosa. Prima di passarvi i buffani, io volevo farvi un invito. Se voi, quando uscite da qui stasera, vi date un compito, dovete convincere semplicemente un'altra persona che non era del Movimento 5 Stelle a seguire il Movimento 5 Stelle, a sentire quello che abbiamo fatto, ascoltare, a seguire i nostri lavori. Se voi riuscite a fare questo, io sono convinto che questa persona si convincerà della bontà del lavoro che stiamo facendo, e sono convinto che dal 25% passiamo al 50% e anche di più, e questo paese lo cambiamo. No, visto che si è fatta una certa, prima di chiudere, due cose. Per il discorso del precariato è evidente che è un problema. Ricordatevi che Renzi sta usando il Job Act, però Obama l'ha utilizzato per incentivare i giovani a fare delle nuove start-up. Noi lo utilizziamo per distruggere il nostro futuro con i lavori, con i dipendenti. Quindi questo è un paradosso. Però invito chiunque di voi è esperto sul tema ad aiutarci e ad aiutare loro quando andare in discussione alla Camera questo fantomatico, se mai arriverà, disegno di legge. Perché noi, come dicevo prima, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Per il tema immigrazione, non nascondiamoci, è un tema, ma non si risolve con tutti a caso, tutti dentro. Cioè bisogna fare delle politiche intelligenti. Lei citava prima Maroni, no? Ha fatto la legge Maroni. Bene, ma se io un immigrato ce l'ho a casa mia e non lo posso mandare via finché non mi paga la sanzione amministrativa che io gli ho dato, e questo non c'ha un euro, cosa facciamo? Ce lo teniamo qua. Allora, quando è stato tolto, fare il passaggio che ha spiegato Giulia, permette di non dover più dare una sanzione amministrativa che ti permette di rimandarli di là. Ma che problema hanno quando li rimandiamo di là? Che queste persone siano scappate con documenti non in regola, quando tu li rimandi di là, ti dicono no, questo non è più cittadino nostro. Quindi questo è un problema. L'Europa per questo ci dà un sacco di soldi, però giù, in Sicilia, ed è lì l'errore, i nostri consiglieri stanno lottando su questo, perché i soldi arrivano e vengono utilizzati per spartire sul territorio. No, guardi, quando andavano in Africa, glielo dico sincero. No, guardi, quando andavano in Africa abbiamo mandato i soldi in Libia per portarli nei campi di concentramento e non arrivavano più. Beh, io non mi sento di fare il partner di qualcuno che va a fare dei campi di concentramento e poi facciamo la giornata a memoria. Quindi, dobbiamo fare delle politiche. No, l'immigrazione è un problema, ma come tutti i problemi che abbiamo citato bisogna lavorare insieme per risolverlo, perché bisogna essere anche onesti, e noi italiani facciamo un po' i finetti, certi lavori noi non li vogliamo più fare, quindi dobbiamo essere a fare anche, io credo, autocritica, senza dimenticare quello che dice Beppe, che adesso gli immigrati non è che vengono qua perché non c'è molto, cioè non c'è spazio per noi, figuriamoci per gli altri. Quindi davvero, no, ma guarda, questo è pieno, quindi davvero, glielo dico, però se ha delle proposte, se ha delle idee, noi siamo disponibili ad ascoltarle. Vi ringrazio tutti di essere venuti. Io vi ricordo che i ragazzi, quando vanno il 27 di questo mese, presenteranno la lista. Tra l'altro sono ben lieti di ricevere eventuali proposte e segnalazioni sul programma per il comune, perché si parte dalle comunali. Quindi io vi invito a seguirli, poi non so ancora se si sta al luogo, giusto? E al circolo?
al, al circolo sempre avanti, non so dove sia, Novate. Ok, e io vi ringrazio di essere venuti e vi auguro, mi raccomando, una buona serata, una buona notte da dove siete fatta una certa.